è una rievocazione di una stagione importante della vita di chi insomma ama il cinema, quella l'arrivo nella capitale, alle prese con i sogni. Allo stesso tempo abbiamo adoperato il materiale della verità della nostra vita con molta disinvoltura, mescolando verità e fregnacce, ricordi veri e invenzioni e narrazione soprattutto, perché quello che ci piace è raccontare delle storie. È l'idea di partenza, no? Che tu, mentre l'Italia è incollata alla TV a guardare appunto alla semifinale dei mondiali, c'è un'auto che vola del Tevere. Questo mi sembrava un bellissimo inizio per dar vita a una specie di noir che dentro in realtà è un'avventura dentro il cuore del cinema, della capitale di quegli anni, e anche una fresca, una galleria di ritratti, e alla fine anche un discorso su che cosa voglia dire raccontare una storia. Questi ragazzi hanno visto prima gli hanno venuto di complimenti ai nostri microfoni. Anch'io sono pronto anch'io a ricambiare, perché sono molto grato e debitore alla loro energia, ai loro ormoni e alla loro vitalità, perché hanno dato il candore e l'innocenza della loro età a questa storia. Ti lasciamo arrestare. Grazie. È una storia insomma di cinema, di sì. Amore per il cinema. Alza il volume perché io ti sento poco. È storia di cinema, vai. Ecco, di amore. È un atto d'amore, insieme anche una maniera per così liberarmi anche di un debito prezioso e forse anche ingombrante. Grazie. Ciao. Grazie a te, grazie, ciao.